La gloriosa Topolino. Bella, vero? Comunque non ho intenzione di provarla. Ma la storia della vettura di cui vi parlerò oggi, in un certo senso parte da qui, da un concetto di motorizzazione di massa, attraverso la 600, la 500, la 126, per arrivare a quella che ormai viene definita la grande utilitaria, la Panda. Nella realizzazione della Panda è stata utilizzata la carrozzeria a tre porte. Le sigle che distinguono i due modelli servono a identificare le due diverse motorizzazioni. La 30 monta il motore della 126 di 652 centimetri cubici di 30 cavalli, mentre nella 45 viene utilizzato il propulsore della 127 di 903 centimetri cubici e che sviluppa una potenza di 45 cavalli. Quindi la novità della Panda non è tanto nella motorizzazione, ma nella forma funzione, cioè una forma studiata per ottenere una maggiore abitabilità. Siamo nel centro ricerche di Giorgio Giugiaro, che è il disegnatore della Panda, al quale vorremmo chiedere esattamente che cosa significa forma funzione. Ecco, vorrei farle un esempio per facilitare, diciamo, la descrizione. Nell'architettura moderna la struttura in cemento armato è dominante come fattore estetico. In una vettura di grande diffusione bisogna prendere questo concetto, è quello che abbiamo fatto. Ci sono delle strutture che sono essenziali per la robustezza della vettura, sono state impostate in modo tale da farne diventare un fattore estetico funzionale al massimo. Ora che l'avete realizzato in una grande serie, che effetto le fa? Ma più che effetto è una gioia, perché si è lavorato molto, quindi bisogna fare una certa verifica, e la verifica è proprio entrando dentro, cercando di apprezzare quello che era solo uno studio, una ricerca sulla carta. Ecco, adesso possiamo vedere come è stato sfruttato lo spazio in questo guscio, dove si è ridotto tutto l'essenziale, quindi si è andata a ridosso di tutte le ossature per sfruttare il più possibile. Sì, perché gli interni direi che proprio sono la parte più interessante di questa vettura. Ecco, nel cruscotto sono raggruppati tutti i comandi, dalle leve del riscaldatore alla bocchetta centralizzata, sia per il passeggero come per il guidatore, i vari interruttori come ad esempio il tergilunotto. E poi questo enorme tascone da mettere pacchi, guanti o cose varie. Sì, quindi si è sfruttata tutta la struttura e poi questa tela che avvolge questo tubo, con in più il posacenere che si può spostare e anche togliere e mettere sui sedili posteriori. Per rispondere ai requisiti di un impiego multiuso, il sedile posteriore può essere sistemato in sette diverse posizioni. Questa soluzione, che è inedita o diciamo un po' insolita, è stata resa possibile dal fatto che questi tubi del sedile sono estraibili e che nelle fiancate sono state previste diverse sedi per accoglierle. Tutto ciò che riguarda l'abitabilità della Panda, di cui abbiamo già parlato ampiamente, lo verifico ora con la vettura in movimento. Infatti lo spazio di cui disponiamo, che è veramente notevole, non è assolutamente paragonabile alle altre vetture di piccole cilindrate. Le maggiori dimensioni della vettura mi sembra non influiscono assolutamente sul noto bicilindrico raffreddato ad aria. La leggerezza dello sterzo, l'ottima visibilità che permette di avere una netta percezione dei volumi di ingombro della Panda, unito alla maneggevolezza dei comandi, rendono questa vettura una vettura perfettamente adatta al traffico cittadino.
La Panda si avvale di un sistema di frenata di una vettura di cilindrata superiore, infatti è lo stesso di quello della Ritmo. La Panda 30 non va intesa solo come vettura da città. Nei percorsi misti rivela delle doti inaspettate, sia di spunto che di velocità. Infatti raggiunge i 115 all'ora. La nostra prova continua con la Panda 45, cioè il modello che monta il motore della 127. È identica come dimensioni alla 30 che ci precede in questo momento, quindi mantiene la stessa agilità nel traffico cittadino, ma è ovviamente più adatta nei percorsi extraurbani e autostradali. Sentiamo ora il parere di qualche collega. Qui ci troviamo nella redazione di Gente Motori e al direttore Gianni Marin gli rivolgiamo una domanda: che cosa ne pensa della Panda? Panda è la terza arrivata in questi ultimi 24 mesi tra le novità Fiat. C'è stata la Ritmo, la Delta e oggi c'è la Panda. La Panda è un'automobile tutta nuova, disegnata da Giugiaro e deve essere giudicata con un metro molto diverso da quello che vengono giudicate normalmente le altre automobili. È un oggetto che deve essere capito perché stilisticamente rappresenta qualche cosa di nuovo. Quando io l'ho vista qualche mese fa in anteprima, la linea mi ha lasciato perplesso perché è una linea che può avere dei punti di contatto con le più note vetture da fuoristrada. Quindi è un concetto completamente nuovo. Ecco, per esempio sugli interni, io trovo che gli interni dicono ancora qualcosa più di nuovo. Sì, la Fiat ha realizzato un interno che è polivalente, questo utilizzo disparato dei sedili che possono essere abbattuti, capovolti, tolti, tutto, dà la possibilità di utilizzare la vettura non soltanto in città, girare con famiglia e tutto, ma anche per chi deve svolgere una certa professione. Gli stessi tessuti che sono stati utilizzati, o i pannelli, o la plastica, o quelle cose, hanno un certo tono di ricchezza che molte vetture di cilindrata superiore non hanno. Sentiamo ora il parere di un altro collega, Gianni Cancellieri della Gazzetta dello Sport. Gianni, tu che sei appena sceso da questa macchina, vorrei sapere che impressione ne hai avuto. Il primo giudizio di ordine estetico è senz'altro positivo. La macchina ha un disegno piacevole e si vede, ma questa è una valutazione di carattere puramente personale che può variare da persona a persona come variano i gusti. Quello che mi sembra più importante sottolineare invece è il risultato raggiunto nell'architettura dell'interno, che direi senz'altro straordinario, cioè è straordinario che con degli ingombri esterni così limitati si sia ottenuto uno spazio così ampio e così articolato a disposizione di chi guida, di chi viaggia con lui e dei bagagli che trasportano. Per dormire così. Anche per dormire, le tutte e due ci andate di dentro. Sì. Hai visto? Sì, sono comodo. Il conveniente del dormire a posto è sistemato. Lo compri quando c'hai tanti soldi. E ora vediamo quanto costa. Sono interessanti tutte le soluzioni interne. Si può fare sì, le dico. A letto, a culla, a furgoncino, si può fare di tutto. È brillantissimo. Sì, perché io che ho la mia baracchissima. Però ci sta tanto di quella roba così comoda che non sono mai riuscita a trovare una macchinetta piccola da farci stare tante cose lì. Ah, qui ce ne sta la pazza. Abbiamo voluto lasciare due Panda in una piazza per sentire i commenti della gente che non le aveva ancora conosciute. Ora mi avvicino per fare delle domande più dirette. Ma a me come linea piace molto. E gli interni che impressione le ha fatto? Ma l'interno è molto carino, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso sono i sedili, mi sembrano un po' poco imbottiti. Ma ha provato a sedersi? Ecco, allora provi. Ecco, si mette a comodo. No, in effetti sono molto comodi. Qual è stata la prima impressione che ha avuta vedendo la Panda per la prima volta? A me sembra una macchina abbastanza sportiva, che può andare bene, cioè sfruttandola anche andare via in campeggio, così visto che si può ribaltare il sedile di dietro. E dormire. E dormire.
Ecco, si mette a suo agio, così può dare un parere più... Comoda, molto comoda. Visibilità di guida molto buona. E i sedili? Sì. Comodi. Bene, avete sentito, è una macchina che non è ancora uscita eppur suscita già un interesse tra il pubblico. Quindi direi che dopo la prova pratica, l'opinione degli esperti e appunto queste frasi che noi abbiamo sentito tra il pubblico, penso che la Panda sarà una vettura che interesserà una vasta fascia di mercato. A conclusione di ciò posso dire che per la FIA sarà la vettura degli anni 80. E ora vi rimando alle prossime prove e arrivederci.